Ciao amici, sono Lox, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Si è appena conclusa una intensissima stagione di calcio italiano che abbiamo seguito sul canale con la Serie B, con un po' di Serie A, con la Serie C. Si è concluso questo viaggio di un mese di playoff, come sempre molto emozionante, con la promozione in Serie A, in Serie B, della Carrarese. Carrarese che ha vinto 1-0 la gara di ritorno contro il Vicenza, una vittoria meritata, una vittoria costruita subito nei primi minuti di gioco, con un punto realizzato da Finotto nei primissimi minuti di gioco, in un'azione nata da una bella costruzione, una punizione sfruttata molto bene, un cross di Zanon e Sandon che si è fatto sorprendere in maniera abbastanza evidente da Finotto. Poi però la partita è stata davvero molto particolare, perché di fatto, nonostante sia finita solo 1-0, quindi sarebbe bastato il gollettino del Vicenza realizzato in qualsiasi maniera per portare la gara ai supplementari o perché no addirittura fino alla conclusione dei calci di rigore, invece in effetti la Carrarese ha controllato la gara da ogni punto di vista. Il Vicenza è arrivato a questa partita sicuramente stanco, molto stanco, più stanco della Carrarese, sicuramente tante troppe le assenze importanti, però da una parte per esempio l'assenza di Ronaldo è dovuta a infortunio, Ferrari ha giocato dall'inizio ma si è visto ampiamente in difficoltà da un punto di vista fisico, però per esempio le assenze di Golemic e l'assenza di Proia sono dovute a ingenuità o a errori dei suddetti giocatori, perché il cartellino rosso che ha preso soprattutto assurdo Golemic contro l'Avellino o anche il cartellino giallo un po' inutile che ha preso Proia nella gara di andata hanno privato i due giocatori di esperienza e forti il Vicenza nel momento decisivo della stagione. La Carrarese, io per primo, ci siamo detti un po' tutti che Vicenza-Avellino fosse la semifinale, fosse non solo la semifinale ma una finale anticipata, e invece no, ecco la sorpresa Carrarese, lo hanno detto tutti, non posso naturalmente esimermi dal dirlo anche io perché è la verità, credo da questo punto di vista assomiglia un po' all'Ecco dello scorso anno, la squadra che parte un po' a fari spenti e riesce a mettere insieme tanti scalpi importanti e arriva a una promozione strameritata, bravissimo il mister Calabro. Devo dire, la Carrarese peraltro più ancora dell'Ecco dell'anno scorso ha costruito già durante la regular season, ancora di più che nei playoff molto positivi, la sua promozione. È una squadra che gioca veramente molto bene, legata a quella linea, come si usava una volta, il portiere, il difensore centrale, il centrocampista e l'attaccante, che anche oggi, anche nella gara di oggi, sono stati fondamentali. Se per Bleve c'è stato di fatto poco lavoro, però Di Gennaro, che è un giocatore fantastico, che mi piace tantissimo, è stato grande protagonista anche stavolta lì nella linea difensiva. La partita di Schiavi in mezzo al campo è stata fantastica e davanti il lavoro che ha fatto Finotto è stato decisivo. Lo vedremo dopo nelle pagelle, che sono un po' più alte perché era una finale, perché era una partita molto importante. È che la Carrarese ha giocato veramente molto molto bene questo incontro. Per quanto riguarda il Vicenza, davvero quello che spiace è una squadra che non perdeva dal 20 di gennaio, trova la sconfitta nella partita più importante, la sconfitta però è netta, credo che nel doppio confronto ci stia che sia passata la Carrarese, perché anche nella gara di andata Vicenza aveva fatto di più, aveva fatto un po' di più. Il Vicenza può sicuramente recriminare sulle assenze ed è difficile naturalmente accettare il verdetto anche legandolo a quella. Il Vicenza molto solido difensivamente, anche questa volta però si è fatto trovare impreparato in occasione del gol partita di Finotto. Per quanto riguarda però la zona offensiva, devo dire di fatto il Vicenza ha costruito soltanto due occasioni o pseudo occasioni nel corso di questa partita: un calcio di punizione in chiusura del primo tempo o comunque un'azione sulla fascia nella quale De Col non ci ha creduto, è andato troppo morbido e ha mancato l'appuntamento col gol, e poi nel finale quando Costa è stato anticipato da Dele Monaco, che ha sprecato una buona opportunità, perché col piede che ha Costa sicuramente le chance di segnare avrebbero potuto essere più alte. Per il Vicenza male Rossi, che non è riuscito a dare, ma più che i singoli lo vedremo anche nelle pagelle, oggi non hanno trovato una giornata facile, però sicuramente Rossi ha fatto un po' rimpiangere Ronaldo lì in mezzo al campo. E poi i ragazzi, sicuramente sia della Morte sia delle Monache, quando è entrato nel secondo tempo hanno fallito un
po' alla prova. Il Vicenza è partito con un assetto forse un po' troppo guardingo, ha atteso molto perché comunque anche l'ingresso di Pellegrini è arrivato all'intervallo, ma poi di fatto non è mai riuscito ad andare sulle fasce, non è mai riuscito a essere veramente a schiacciare la Carrarese nella propria linea difensiva. Di fatto non ha costruito davvero grandi occasioni da gol, per cui la vittoria della Carrarese è assolutamente straordinaria, 20ª squadra che va a iscriversi quindi al campionato di Serie B del prossimo anno. Avremo peraltro questo bel triangolo molto interessante, la Spezia con lo Spezia, la Carrarese, Pisa, città di vicine, grandi rivalità magari, e quindi sarà anche molto molto divertente da questo punto di vista seguire queste formazioni. Sono curioso di vedere cosa verrà fatto sul mercato, se verrà mantenuta una squadra che Calabro è stato bravissimo a costruire. Ora bisogna vederla alla prova della categoria superiore. Certi giocatori, a mio avviso, questi che vi ho indicato, ma magari anche altri della rosa, meriterebbero sicuramente la chance di poter giocare anche al piano più alto, e sono molto curioso di vedere quello che verrà fatto. La C rimane un campionato fantastico, perché al di là di chi vince i gironi, poi questo magma che sono i playoff tira sempre fuori emozioni, storie e battaglie che meritano sempre grande attenzione. L'arbitraggio di Perri. Allora, l'arbitraggio di Perri è stato molto particolare, perché ormai la moda è questo cosiddetto arbitraggio all'inglese, che, come vi dico sempre nei video, però ha un confine: il fallo. Ora, Perri oggi trovo che la cosa migliore che abbia fatto sia stata la coerenza, perché non si può dire che abbia fischiato le stesse cose che non ha fischiato per la Carrarese nel primo tempo, non le ha fischiate per il Vicenza nel secondo tempo, o giù di lì. Però quando è fallo, è fallo. E c'è una situazione, soprattutto nel secondo tempo, con un contrasto su Greco al limite dell'area, che reclama abbastanza vendetta. Non mi è piaciuto come tipo di arbitraggio, trovo che sia stato un po' troppo personalismo, cioè, in questo arbitraggio. Invece è bello quando l'arbitro non sappiamo neanche chi sia. Carrarese con merito quindi in Serie B, vi do le mie pagelle, attendo i vostri commenti, grazie a tutti, grazie a chi mi ha seguito, grazie a chi si è iscritto al canale nell'ultimo periodo. Naturalmente l'appuntamento col calcio è rilanciato, perché anche se il mio focus è la Serie B e la Serie C, e poi quando costruiamo delle comunità molto importanti, seguo anche, qualora andassero in Serie A, le squadre che avevo seguito nei campionati minori, come vi dicevo. Però gli europei sono una grande manifestazione, quindi ci sarà copertura anche per i campionati europei, magari qualcosina anche per la Coppa America. Vado con le mie pagelle: 7 a Bleve, 7 a Ilianes, era anche 7 e mezzo, ma da un suo errore lascia il suo cartellino giallo, che è bravo a prendere bloccando Costa in una ripartenza, ma comunque un cartellino giallo ed è un errore. 7 a Ilianes, 8 a Di Gennaro, favoloso, 7 a Imperiale, 7 a Zanon, decisivo, 8 a Schiavi, 6 e mezzo a Capezzi, 7 e mezzo a Cicconi, 7 a Palmieri, 7 a Panico, 8 a Finotto, bravissimo, e 8 a Mister Calabro, 7 dalla Lata, che nel secondo tempo, quando è entrato, ha dato tanta sostanza e tanta legna in mezzo al campo. Per quanto riguarda il Vicenza, 6 e mezzo al portiere Confente, 6 e mezzo alla Ezza, 6 a Cuomo, 5 e mezzo a Sandon, bel giocatore, bravo, ma l'errore o comunque l'anticipo che ha subito sul gol è molto importante. 5 e mezzo De Col, ha spinto, ha combattuto, ma non averci creduto in quell'unica chance del Vicenza del primo tempo per me resta un errore abbastanza grave. 5 a Rossi, 5 e mezzo a Greco, 6 a Costa, che è stavolta molto nervoso, però è stato come sempre uno degli ultimi ad arrendersi, 4 e mezzo della Morte, 5 a Talarico e 6 a Ferrari, perché davvero credo che sia stato un sacrificio anche da un punto di vista fisico giocare comunque questa partita. Si è fatto pochissimo per mettersi in mostra, ha avuto pochissimi palloni, ma non me la sento a lui di dare l'insufficienza. Il voto a 6 a Vecchi resta comunque 7, quantomeno 7 per quello che ha saputo fare in questa stagione, per come ha rilanciato la squadra, per tutti i risultati che ha ottenuto, si ferma davvero a un passo da una grande impresa. 5 e mezzo a Pellegrini e 4 e mezzo a Delle Monache. Di Perri vi ho già parlato, il voto per lui è 5. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere le vostre opinioni, complimenti alla Carrarese e benvenuta nel campionato di Serie B, che come sapete è il focus di questo canale. Ciao a tutti, alla prossima e un bacio da Rocks.